Buonasera a tutti. Il velocipede inerziale. Il sottotitolo: fatica o felicità. Diciamo che parlare appunto del velocipede inerziale questa sera è anche un po' una scusa per parlare magari di argomenti un po' più vasti, quantomeno questo è l'indicazione. Io vorrei proporvi, se siete d'accordo, un piccolo viaggio verso le frontiere dell'efficienza. L'efficienza intesa come modo interessante per raggiungere la felicità. La felicità non vista come conseguenza di una prestazione, ma vista come prestazione lei stessa. Felicità che ovviamente cercheremo di capire non da un punto di vista filosofico, ma da un punto di vista magari semplicistico, ma illuminante da un punto di vista biochimico. Questa felicità biochimica, che cos'è? È una chimera, un doping o semplicemente un'assenza degli stati del dolore? Ecco, questi sono alcuni temi. Io voglio proporvi questo viaggio non come condottiero, ma come accompagnatore. E vorrei, così, avrei organizzato questo evento in tre fasi. Una, chiacchiererò un po' sperando di non annoiarvi troppo. La seconda fase, vi proporrò un po' di cose interattive se vi piacerà farle, e lascerei poi uno spazio per una discussione. Chiedendovi però, in qualsiasi momento, di interrompermi, anche durante la mia illustrazione, nel caso abbiate domande importanti da fare. Come faremo a parlare di efficienza o di felicità? Lo faremo appunto attraverso la biomeccanica del corpo umano, quindi lo faremo attraverso già i messaggi leonardeschi, diciamo. Perché? Ma perché poi in fondo tutto quello che noi possiamo creare o produrre è per noi. E quale altra cosa di più semplice come strumento di misura e comprensione può essere il nostro corpo? Credo non esista null'altro. Per proporvi cosa? In buona sostanza, per proporre un messaggio: massima efficienza vuol dire minima energia, che equivale a minimi sprechi e massimi consumi. E vorrei anche una piccola meditazione sulla parola spreco e consumo, che secondo me confondiamo quotidianamente. Gli inventori in particolar modo la confondono, quindi io probabilmente la confonderò più di altri, anche se inventore non mi sento. Ecco, tutto ciò che sprechiamo ci impedisce il consumo, e noi da sempre viviamo in un mondo di sprechi, non di consumi. Purtroppo riusciamo a produrre poco rispetto a quanto noi per produrlo impieghiamo. E vorrei partire appunto con questi tre temi grandi: l'efficienza, la felicità e poi questi sistemi che ormai da 7 anni studiamo tutti i giorni, che sono sistemi detti antropomorfi di potenza. Partiamo dall'efficienza. Allora io vi propongo così, sempre dei confronti, no? Non so, credo che in maniera secolarizzata per noi l'efficienza è quello che investo diviso quello che ottengo, e vorremmo che fosse sempre minore a 1, cioè noi vorremmo sempre ottenere molto di più di quanto noi investiamo. Questo è il concetto anche non solo filosofico nostro, ma anche il concetto che domina l'economia del PIL, è fatta così, no? Io voglio investire 1 e ottenere il più possibile da quel 1. L'efficienza invece termodinamica è un'altra, è quello che serve per qualcosa diviso quello che uso per raggiungere il mio obiettivo, e in realtà lei è effettivamente sempre inferiore al 1. La prima formuletta corrisponde a un modo di ragionare speculativo, la seconda a un intelligente. Perché? Perché pretende di sapere cosa serve per fare qualche cosa. La prima no. La prima vuole tutto, cioè vuole ottenere tutto, e di più di tutto. La seconda invece si pone un obiettivo. È un po' come quando noi tentassimo mai di costruire una casa e non sapessimo costruirla, avremmo bisogno e chiederemmo sicuramente tutti gli strumenti immaginabili possibili, tutti i materiali in quantità esagerata.
perché non sappiamo costruire una casa, ma se noi sapessimo cosa costruire, chiederemmo, come facciamo tutti i giorni spontaneamente e naturalmente, esattamente poco più di quanto ci serve, poco più, sfortunatamente sempre poco più, saremmo sempre inferiori a lui. E quindi è una sfida, no? È una sfida che probabilmente, se andiamo a fare un'analisi storica, esiste da sempre. Le nostre necessità, l'energia e la nostra quantità di intelligenza. L'energia e l'intelligenza sono due cose che vanno d'accordo quando c'è tanta intelligenza. Ma per le nostre necessità noi abbiamo avuto bisogno di fare dei miracoli, no? Ovviamente avevamo bisogno della luce, di una lampadina, un esempio stupido. Adesso si parla di lampadine a basso consumo, ok? Ma una lampadina a filamento incandescente per 100 watt assorbiti di energia elettrica ne rende uno di energia luminosa. Avevamo necessità di fare questo miracolo, era veramente una necessità, e avevamo trovato l'energia per farlo. La sfida da qui in poi credo sia minimizzare lo spreco, quindi quei 99 watt che se ne sono andati a scaldare l'universo, massimizzandoli con il contenuto di intelligenza. Io ho portato degli esempi, e delle provocazioni, ma provocazioni positive. E quindi, se siete d'accordo, vi accompagno, ok? E voi accompagnate me chiedendomi qualcosa se non siete d'accordo o okay, se non mi esprimo bene. La prima l'ho chiamata l'efficienza delle buone intenzioni. E vi ho portato un esempio. L'esempio è la Shell Eco Marathon 1986, quindi non ieri, tantissimi anni fa, la Shell, una delle sette padrone del mondo, indice questa gara, una gara di consumi. Caspiterina, a che velocità? 30 km all'ora, come mai? Ma come mai? Fino a 30 km all'ora la penetrazione aerodinamica nell'aria di un oggetto che si muove è pressoché lineare, quindi le resistenze variano in maniera lineare, da lì in poi diventano esponenziali ad esponente variabile. È ovvio che la Shell Eco Marathon non potrà mai fare concorrenza alla Formula 1 perché non farà un grande effetto, macchinina lì, va adagio, no? Vi voglio chiedere una cosa, magari molti di voi lo sapranno. Sapete quanti chilometri con un litro di benzina supera fatto quest'anno chi ha vinto la Shell Eco Marathon? Se c'è qualcuno che lo sa, alzi la mano. Se non c'è nessuno che lo sa, qualcuno mi dica secondo lui quanti chilometri? 60. Andiamo. 200. 600 lo scommesso. Vabbè, benzina. In piano. 600. Chi offre di più? Credo poi, non è facile dire un numero. Signor Belli, quanto? Qualcun altro, siamo arrivati a 600. È tanto secondo voi? È tanto tanto? Sareste contenti se la vostra macchina facesse 600 km con un litro? Sapete che media di percorrenza abbiamo tutti noi in automobile al mondo? C'è qualcuno che lo sa? Alzi la mano. Dai, numeri, altri numeri. La nostra media, avete tutti un'auto con un computer, quanto? Quanto? La media di velocità. 40. C'è qualcun altro? Quanto? Lei è velocissima, stia attenta soprattutto quando le fanno il palloncino. Un'altra ancora, dai, 60, andiamo più su. Quanto? 42 km all'ora. Quindi questi 30 km all'ora di media non sono poi così bassissimi, no? Ok? E siamo arrivati a, chi ha offerto di più, 600 km con lì. Sareste contenti? Vuol dire che a 42, ci accontenteremo di 400, no? Saremmo tutti contenti, no? A meno che non portano il petrolio a 1 milione di euro al litro, ovviamente. Chi ha vinto la Shell Eco Marathon quest'anno ha fatto 4.400 km con un litro di benzina nel ciclo autostradale e ha fatto 1.200 km con un litro nel ciclo urbano, quindi intermittente, dove ovviamente le decelerazioni e le accelerazioni vanno a influire moltissimo sui consumi. Avreste mai detto? Ci sta prendendo in giro? Forse sì. La seconda l'ho intitolata l'efficienza dei vettori energetici. Vi propongo questa azienda svedese, Paranos. Domanda semplice. Vado a vedere
sui consumi elettrici di un'abitazione comune, l'incidenza del consumo energetico per illuminazione nelle ore diurne. Dai, altro numero, quanto? Quanto? In percentuale? Secondo voi, quanto noi consumiamo di energia elettrica di giorno per illuminarci rispetto a quella, alla bolletta dell'Enel globale? La percentuale. Non vi piacciono più i numeri. Mi è passata la voce. 30%, esattamente 30%. Come? Esatto, ma una mia ed effettivamente è così. Però, 30%. Allora si pone una domanda alla parola, semplice, no? Dice, ma come? Ma la luce fuori c'è. Cosa devo fare? Come faccio a prenderla e portarla in cantina? Si può, sì che si può. Cosa devo fare? Elettricità? No. Il vettore luce lo trasporto attraverso il vettore luce. Bellissimo, no? Intelligentissimo. Incredibile l'intelligenza, sembra apparire semplicità. La tecnologia complessa è una, forse, piccola bugia. Perché noi cerchiamo di fare le cose semplici. Sapete come ha fatto? Tecnologia delle fibre ottiche, la più scadente, ossia tondi di metacrilato che non costano nulla, plastica sostanzialmente, belli grossi. Li metto sul tetto, la luce si rifrange al loro interno e illumina la cantina. Attenzione, cerchiamo di scambiare il meno possibile i vettori energetici che abbiamo. Non prendiamo della luce, la trasformiamo in elettricità, poi la trasformiamo in calore. Cerchiamo di costruire un mondo dove i vettori energetici li usiamo per ciò che serve. Annoiati? No. Vado avanti? Se no vado via. Un'altra, l'efficienza delle funzioni. Un'altra ditta, attenzione, ditte che fanno PIL con queste cose, ne fanno poco però, ne fanno meno. Dovremmo abituarci a fare il FIL, la felicità interna lorda, no? Qualcuno l'ha già fatto. Allora, un pavimento per discoteca sul quale io, danzando come un matto, produco l'energia elettrica che alimenta l'amplificatore che mi fa sentire la musica. Dice, caspita, più ballo forte, più sento forte, più ballo forte, fino a quando sono morto vado a casa e finito. No, è una cosa per il momento a livello prototipale, ma se fosse progettata in maniera intelligente, sapete da dove va a prendere quell'energia lì? La va a prendere dagli impatti a terra dei nostri arti, quindi non ci facciamo del male e balliamo. È una cosa interessante e incredibile. Un'altra ancora, l'efficienza delle minime materie. Fare le cose piccole. Io qua ho fatto solo dei gran casini, appunto, come si vede, cercare di minimizzare. Università del Michigan, guardate quanto è grosso quel microchip. È un microchip a uso biomedicale, è 1000 volte più piccolo di quello che si usa oggi, correntemente per quell'applicativo, e consuma 2000 volte in meno l'energia. Chi è che investe su una cosa così? Costa poco, otteniamo poco, però il mondo va verso quella direzione lì. Gli uomini, noi stiamo andando tante volte anche in maniera forse poco cosciente verso la semplicità. Ed eccola l'efficienza della semplicità. A sinistra, cosa vedete? Macchina fotografica? Ma io vedo altre cose. Io vedo bande di metalmeccanici che fanno le lotte armate. Da questa parte qua vedo 3 cinesi, con cui ce l'abbiamo tutti, che producono un telefonino che ha dentro tutto quello più una serie di cose che io semplicemente non ho mai usato e non so usare. Io ho proposto questa formula. L'energia, cerchiamo di intenderla anche come il contenuto della nostra intelligenza all'ennesima potenza. Rispetto alla formula di Einstein, ovviamente. Avrei finito con queste piccole considerazioni sull'efficienza e passerei al secondo tema, la felicità.